sinan hamovina pava tahanam vila vendila tendi pema bellova katavat paradala jayahimi vanne Sri Lanka, isola splendente, è situata a sud-est dell'India. Bagnata dalle acque dell'Oceano Indiano, è un prezioso gioiello della natura, abitato da popoli di tradizioni antichissime. Colombo, capitale dell'isola, conserva ancora nella crescente modernità tratti del passato coloniale. È una grande città e un porto strategico per il commercio tra l'Europa e l'Asia. Un cocktail che comprende le diverse razze e religioni dell'isola. Il bazar di Petà è una tappa esotica per curiosi turisti ed anche un normale mercato per i residenti. I venditori ambulanti commerciano qualsiasi cosa il cliente desideri a prezzi molto più bassi di quelli praticati dai negozi veri e propri. Accanto all'attività frenetica di una metropoli, c'è sempre tempo per una preghiera. Vengono praticate quattro delle religioni più importanti del mondo: buddismo, induismo, cristianesimo e islamismo. In molti casi, superstizione, religione e tradizione si sono combinate ed hanno determinato peculiari usi e costumi. In Sri Lanka, un tempio è sempre un tempio, anche se ridotto a un cumulo di rovine. È considerato sacro e richiede rispetto e devozione. Il viaggio verso l'esplorazione dell'isola incomincia dalla Kandy Road, che da Colombo conduce a Kandy. È un susseguirsi di luoghi caratteristici e curiosi, dove spiccano le venditrici di anacardi con i loro vestiti sgargianti che attirano i viaggiatori. Sri Lanka, isola splendente. Solo il nome evoca sogni esotici di fascino e mistero. Immagini verdi, anzi verdissimi, di colline terrazzate e foreste inesplorate, echi di una spiritualità profonda e di riti millenari al chiaro di luna. Sri Lanka. Il nome scaturisce dalle labbra come un suono simile al fragore di una cascata che precipita da lussureggianti montagne. L'isola una volta si chiamava Ceylon, ma ancora molto tempo prima si chiamava Serendib. Visitando la regione del centro-nord, dove le leggendarie e antiche città sono sopravvissute alle rovine del tempo, ci si addentra nel passato millenario dell'isola. Nel fitto della foresta si trova il sito archeologico di Sigiriya, considerato da alcuni l'ottava meraviglia del mondo. Contiene le rovine di un antico palazzo eretto nel V secolo. Dall'ingresso, passando la Porta dei Leoni, ora ridotta ad un paio di zampe, seppur imponenti, si sale attraverso una ripida scalinata verso gli affreschi delle famose fanciulle di Sigiriya. Thank you.
Il sito è molto visitato dai turisti che, fermandosi ogni tanto per riprendere fiato, sono infine premiati dai magnifici panorami. Il viaggio continua attraverso una serie interminabile di templi e di Buddha piccoli, grandi e medi, fino a quelli giganteschi di Galvihara, presso l'antica capitale medievale Polonnaruwa, famosa per le sue quattro statue scolpite in un muro di granito che rappresentano il Buddha in posizioni diverse, oltre al quadrilatero ricco di edifici e templi che testimoniano lo splendore di questa civiltà. Mihintale è il luogo dove la religione buddista si presentò per la prima volta al popolo di Sri Lanka nella persona di Mahinda, primo missionario del Dharma, che in cima ad un grande masso, ad est dell'Ambazzala Dagoba, predicò al re Devanampivattissa i principi del buddismo. Un'ampia scalinata arriva in cima alla collina, fino al Mahasaya, dove, secondo una leggenda, è conservato un cappello di Buddha. Anuradhapura era l'antica capitale di Sri Lanka. Gli scavi hanno portato alla luce reperti datati nel 500 avanti Cristo, testimoniando che la civiltà singalese era già fortemente avanzata ai tempi della nascita della civiltà greca. Di questa fiorente città ci restano solamente rovine sparse in un vasto territorio. Habarana è un'altra tradizionale meta turistica. Da qui partono i safari con gli elefanti e le spedizioni più avventurose nel parco di Mineria, dove abili guide conducono sulle piste degli elefanti o a praticare birdwatching. La maggior parte dei trekker ha una conoscenza abbastanza buona del territorio e la loro conversazione può rivelarsi molto interessante. La fauna protetta dell'isola è concentrata nei parchi nazionali, controllati dal Department of Wildlife Conservation, che amministra e funge da autorità suprema per le questioni riguardanti questi territori. L'elefante dello Sri Lanka ha dimensioni minori rispetto a quello africano e occhi e orecchie più piccole. Negli anni 60 l'elefante era in via di estinzione a causa delle stragi compiute dai cacciatori d'avorio. Oggi leggi più rigide e il miglior sistema di protezione della fauna hanno riportato la situazione sotto controllo. Sull'isola esistono più di 400 specie di uccelli, alcune autoctone, altre giunte da altri paesi. Circondata da verdi colline e affacciata su un lago artificiale, Kandy, la città sacra, è probabilmente il luogo dove si recepisce lo spirito delle tradizioni religiose. A Kandy, tra la fine di luglio e i primi di agosto, si svolge la più significativa manifestazione dell'isola. Esala Paraera, una processione di 100 elefanti bardati a festa, seguiti da ballerini e suonatori, che richiamano un'incredibile folla di pellegrini in onore del dente sacro di Buddha, conservato nel tempio cittadino, il Dalada Maligawa. Tra le tradizioni che la città sacra conserva c'è una serie di danze rituali eseguite da ballerini di bravura stupefacente.
Le danze singalesi di Candy sono tuttora effettuate per scacciare demoni e guarire mali di infernale natura. Bardati con complicati costumi che però non impacciano i movimenti, i ballerini scivolano quasi alati sulle note degli strumenti indigeni. Lo spettacolo finisce sempre con la passeggiata sui tizzoni ardenti e mai nessuno dei coraggiosi danzatori ne esce ustionato. Un'antica leggenda racconta che si feriscono soltanto gli impuri. A pochi chilometri da Candy si trovano i giardini botanici di Peradeniya, dove sono presenti tutti gli esemplari della flora dello Sri Lanka, uno scenario incredibile, un vero tesoro della natura. Sulle rive del Mahoya, a Pinavela, si trova un orfanotrofio per elefanti, finanziato dal governo. Qui hanno la possibilità di vivere una quindicina di cuccioli di elefanti che a volte hanno meno di un anno. Trovati orfani, abbandonati o feriti, qui vengono accolti, curati e amorevolmente allevati. L'orario dei pasti richiama numerosi visitatori commossi. Ad ogni poppata gli elefantini bevono 7 litri di latte. E anche il bagno nel fiume è uno spettacolo straordinario. Crescendo gli elefantini vengono addestrati al lavoro, a volte venduti ai templi o a società, e i migliori saranno impiegati nella processione di Candy. Nel giardino delle spezie il turista scopre da dove arriva la cannella, la vaniglia, il curry, la noce moscata. Un angolo particolare è dedicato alla medicina tradizionale indiana, l'ayurvedica, a base di estratti di erbe e oli naturali. Batik è un'altra produzione artigianale di Sri Lanka, necessita di una lavorazione lunghissima che va dal tratteggio del disegno, all'inceratura, alla tintura, al lavaggio in acqua bollente, eseguito più volte a seconda dei colori usati e della difficoltà del disegno. Nel cuore dell'isola, verso Nuwara Eliya, vi sono le sterminate piantagioni di tè. Sri Lanka è uno dei maggiori esportatori al mondo di tè, una delle voci fondamentali dell'economia del paese.
La storia del tè dello Sri Lanka cominciò nell'anno 1849, quando uno scozzese di nome James Taylor disboscò e dissodò 7 ettari di foresta per piantare i suoi primi germogli. Ancora oggi il pezzo di terra è famoso come Campo numero 7. Lo spettacolo che si presenta è indimenticabile. File ordinate di piante coprono come un manto le vallate e i fianchi delle colline. Tra il verde scintillante delle foglie risaltano i vestiti colorati delle donne tamil impiegate nella raccolta. Vi sono 2 tipi di raccolta: quella selettiva, che è essenziale per la produzione di tè di buon sapore e ottimo aspetto, implica la raccolta di 2 foglie e un germoglio. Invece, con quella ordinaria, si raccolgono più di 2 foglie per ramoscello, con il risultato di un tè di qualità inferiore. Il tè dello Sri Lanka ha percorso un lungo cammino dai giorni in cui James Taylor si preparò la prima tazza di tè sulla veranda del suo bungalow. La trasformazione delle foglie in tè, vero e proprio, comprende 5 fasi principali: essiccazione, rullatura, fermentazione, cottura e selezione. Oggi eseguite tutte in fabbrica. Una leggenda dice che lo Sri Lanka è così bello da essere stato scelto da Adamo ed Eva come alternativa al paradiso terrestre dopo la cacciata dall'Eden originale. La gente che abita l'isola è accogliente e gentile. Il modo più comune per salutarsi è unire le mani e dirsi Ayubowan, che letteralmente significa lunga vita. Un cingalese accoglie sempre con piacere un ospite nella sua casa. Rappresenta un valore culturale collegato intimamente alla dottrina buddista, che si ispira alla misericordia, alla pietà, alla carità. A Nuwara Eliya persiste un'atmosfera tipicamente inglese: case vittoriane, campi da golf, l'ippodromo, parchi e giardini. Sembra che un pezzo d'Inghilterra sia stato inserito per sbaglio nell'isola splendente. La più bella ed impervia regione dello Sri Lanka è rappresentata dalle alture di Horton Plains, una riserva naturale a 2130 metri d'altitudine. Collocati su una sella spazzata dal vento, questi altipiani sono difficili da raggiungere, ma ne vale la pena. Gli Horton Plains sono una distesa di prati coperti da una leggera nebbiolina, con gruppetti di alberi qua e là e rigagnoli di acqua gelida, desolati, quasi disabitati, ma splendidi. Flora e fauna sono molto ricche. Camminando per 5 km si raggiunge Wall's End, considerato uno dei luoghi più belli di Sri Lanka, un terribile precipizio. Di primo mattino offre un panorama spettacolare. Il viaggio continua fra piantagioni di tè, terreni coltivati a terrazze ricche di ortaggi, cascate, grotte, templi, dove l'elemento comune è l'acqua. Acqua che purifica, acqua che lava, acqua che rinfresca.
Sparpagliati nel verde luccicante delle risaie, tra piantagioni dell'albero della gomma e vicino al fiume, è tutto un susseguirsi di pozzi minerari. Zaffiri, rubini, tormaline, occhi di gatto e l'opalescente pietra della luna arrivano tutti da Ratnapura, la città delle gemme. Il Parco Nazionale di Udabalawe si trova nella zona centro-meridionale dell'isola, intorno al lago omonimo, ed è caratterizzato da una foresta coperta di arbusti che ricorda la savana africana. Luogo ideale per gli elefanti. Un po' di pazienza ed ecco un coccodrillo. E poi uccelli meravigliosi. Viaggiando sulla Galle Road si percorre la costa meridionale. Kosgoda è stata scelta dalle tartarughe per depositare le uova, che sarebbero a rischio se i volenterosi pescatori non le portassero al vivaio di Wildlife Protection Society di Sri Lanka.
La città più importante della costa meridionale è Galle. La sua posizione geografica sulle principali rotte mondiali la rese per molti secoli un importante scalo tra il Medio Oriente e l'Oriente, trasformandola in un centro commerciale con una popolazione ricca e internazionale. Ambalangoda è famosa per i suoi intagliatori di maschere in legno, cariche di simbologia e dai colori sgargianti. Il fiume Bentota Ganga segna il confine tra la provincia meridionale e quella occidentale. È il territorio dei mitici Varani. Animale a sangue freddo, il varano, rettile dell'era dei dinosauri, è tra le più grandi lucertole viventi sulla Terra. Straordinario per la taglia e l'imprevedibile temperamento, abita un mondo semiselvaggio dove viene chiamato il dragone volante. Nello Sri Lanka sono molte le leggende che circondano la gigantesca lucertola. Alcune persone credono che siano velenosi o che possano tagliare in due un uomo con un semplice colpo di coda. E una leggenda narra della terribile lucertola il cui richiamo è simile al fragore del tuono. I varani sono abituali frequentatori anche delle zone abitate perché hanno imparato che dove abitano gli uomini c'è cibo. Malgrado l'incontro ravvicinato con gli esseri umani scoraggerebbe molti animali, per lui l'odore del pesce è irresistibile. Creature dalla natura solitaria, i varani possono improvvisamente innervosirsi. Le battaglie sono violente. Lottano per il cibo o il diritto di accoppiarsi. Grandi e veloci, sgraziati ma agili, i varani sono i rettili più intelligenti del pianeta ed è un animale protetto su tutta l'isola. Poco lontano dalle rive del fiume, su lunghe funi tese, tra le chiome delle palme, camminano i raccoglitori di noci di cocco.
La bevanda prediletta è il toddy, ottenuto dal succo fermentato della noce di cocco, mentre l'arrack, il distillato, viene venduto nei negozi di liquori e ai bar. Sulla costa occidentale, Negombo è la più importante località balneare con una forte predominanza cristiana. Sull'ampia spiaggia omonima lavorano i pescatori Carava, che di giorno riparano le reti o puliscono il pesce, lo salano e lo espongono al sole per farlo essiccare, mentre altri si recano al mercato con le sporte cariche di gamberetti, tonni, granchi, dove un'asta stabilisce il prezzo quotidiano di vendita del pescato. Uno scrittore inglese nel XVIII secolo, pensando allo Sri Lanka, coniò la parola serendipity per esprimere le più piacevoli e inaspettate scoperte. Sri Lanka, un nome musicale che evoca immagini di zaffiri scintillanti, tè aromatici, imponenti elefanti, resti di antiche e misteriosissime città impenetrabili. Sri Lanka è tutto questo e molto di più.